Signore, grazie agli interventi precedenti per dire che ognuno di noi qui rappresenta una comunità. Ognuno di noi qui è anche parte di questa comunità. Perché io smetterò di fare il sindaco tra un mese, un anno, tre anni, scadenza di mandato. Ma io resterò cittadino di questa comunità, lo spero anche per i miei figli. Per cui quando si fanno le scelte non si fanno mai in funzione di se stesso, ma si fanno sempre in funzione di quello che è il futuro. Ora io, come ha detto Giovanni, anticipo già da subito che non prenderò parte alla decisione, lo motivo perché sia da un punto di vista formale e mi potrei fermare lì, ma anche da un punto di vista sostanziale. Perché da un punto di vista formale, quello che dicevo prima, ci credo fermamente. Noi abbiamo un punto all'ordine del giorno che non possiamo discutere di quello che è l'oggetto sulla valutazione dell'accordo. E attenzione che questa non è un'assemblea piena dove la maggioranza decide di deliberare un punto all'ordine del giorno che non è stato posto correttamente. In questo caso la forma è sostanza. Però da un punto di vista proprio sostanziale, io mi rifaccio a quello che diceva il Presidente all'inizio, non scandoliate, guardate che il punto all'ordine del giorno è quel accordo che è stato inviato a tutti e discutiamo solo ed esclusivamente di questo. A me onestamente non interessa discutere di questo, non si può decontestualizzare un argomento rispetto a quello che è l'argomento principe che rimane sullo sfondo. Non mi si può dire la procedura va avanti da sé, oggi discutiamo solo di questo accordo. Questo accordo non è a sé. Questo accordo, per quelli che sono gli elementi, interviene, mi si consente, mi si lasci passare un termine calcistico, a gamba tesa su una discussione in atto che è la centrale sì, la centrale no. Perché già il fatto che si parli di accordo di compensazione, qualche cosa ce la deve far suonare di strano. Compensare che cosa se si tratta di un'attività ecocompatibile, di un'attività biomasse, di un'attività che ben si potrebbe innestare all'interno del territorio del parco? Di che compensazione stiamo parlando? Ecco perché ritengo che questo accordo oggi, rispetto al procedimento complessivo, non è al di fuori, è fondamentale per la scelta. E allora faccio miei quelli che sono stati, anche se in maniera più lunga, i principi espressi anche da Mario Albino Gagliardi e per alcuni aspetti anche da Giovanni Mannocci. Il problema fondamentale è di comprendere non qual è lo sviluppo, non che siamo contro l'occupazione, ma a favore di quale occupazione siamo e a favore di quale sviluppo siamo. E allora non possiamo oggi discutere solo di questo aspetto dimenticando tutto il resto. Io non posso oggi decidere se va bene quella compensazione o non va bene quella compensazione se non ho risolto a monte, perché la procedura ancora non è definita, se la centrale può essere inserita all'interno di un parco oppure no. E guardate, questa è una scelta che non può essere legata agli altri. Non è corretto, è l'incapacità di gestire i processi di sviluppo del nostro territorio, quello di rivolgerci continuamente alla magistratura. Io penso che la magistratura deve intervenire su tante tante altre cose che non consentono lo sviluppo corretto e ordinato delle nostre popolazioni. Ma questo dovremmo avere noi la capacità di fare. E il fatto che noi siamo così fortemente divisi da chi è a favore e chi è contro, tanto da portare a dire quello è stato pagato, quello non è stato pagato, perché tra noi stessi non c'è la fiducia e la credibilità nelle posizioni che portiamo qui, la dice lunga sulla nostra capacità di assumere determinazioni. Ma spesso l'incapacità nasce anche da un altro aspetto, dalla mancanza di una visione prospettica di quello che è il territorio. Noi non possiamo gestire il contingente. Io lo dico spesso e mi fa piacere che anche Mario Albino l'abbia ricordato, forse perché io sono vittima, io sono figlio di Cassa Integrato, di chi ha pensato per anni che il tessile potesse essere lo sviluppo del nostro territorio e si è trovato per 10 anni con i genitori in Cassa Integrazione a vivere quotidianamente il dramma di non sapere poi come andare avanti quotidianamente. E allora non si può decidere sul contingente.
La nostra capacità, e qui è la vera sfida politica, è quello di capire quale deve essere lo sviluppo per i prossimi 50 anni, per i prossimi 100 anni, se possibile, del nostro territorio. Ecco perché oggi io non prenderò parte a questa decisione con grande difficoltà, perché quelle che sono le difficoltà all'interno di questa comunità tra chi è a favore e chi è contro, tra chi pensa che chi è contro l'occupazione e tutto il resto. Io ce l'ho anche all'interno della mia maggioranza, non è che devo dire che siamo qui, io rappresento una posizione unanime, c'è chi è a favore e c'è chi è contro, così come non esiste, io sono del PD, una posizione di partito, c'è chi è a favore e c'è chi è contro, perché in questo caso e in questo contesto davvero la decisione risulta oltremodo difficile, perché oltremodo difficile è stata acquisire e reperire tutti i dati, soprattutto economici, ma soprattutto di sviluppo ecosostenibile, che riguardano il nostro futuro. Ecco perché, non per lavarmi le mani, ma per una posizione politica, ritenendo che questo piccolo aspetto su cui discutiamo oggi è in realtà mal posto rispetto alla situazione complessiva e potrebbe deviare la traiettoria, io mi sottrago completamente al voto. Grazie.